c'è una eminenza di bene che contiene in sé eminenter tutti i beni particolari, però nessun bene è assente. Ecco, è così che anche la scrittura ci descrive la beatitudine eterna. Isaia 64, nessuno ha mai sentito, inteso, visto un Dio come te, che abbia agito così per quelli che sperano in Lui. Salmo 103, il Signore mi colma di beni nel corso degli anni, mi fa giovane come un'aquila in volo. Ed ecco una cosa molto bella, San Paolo stesso dice che è vero, nessun occhio ha mai visto, nessun orecchio ha mai udito, né è mai entrato nel cuore dell'uomo quanto il Dio ha preparato per coloro che lo amano. Ed è ineffabile la beatitudine del regno dei cieli. È proprio bello il paradiso, sorelle care. Vedete, quindi quando diciamo venga il tuo regno, possiamo dirlo proprio con fervore, no? Con grande desiderio che il Signore ci dia parte in questa felicità. Ora, una realtà interessante è questa, che proprio in Dio, e solo in fondo in Dio, vedete un altro dei apparenti paradossi che oggi non si capisce con esattezza, cioè in Dio e solo in Dio noi abbiamo il perfetto godimento di ogni bene. Di ogni bene, cioè tutto ciò che è buono trova in Dio la sua perfetta finalità, capite? Il suo perfetto ultimo senso, no? E quindi nessun bene è escluso da Dio, creatore di ogni bene. In fondo, che cos'è il male? Non è un bene, è la cioè, non è un, scusate, non è un essere, non è una cosa che c'è, no? Il male è la privazione di un essere, è l'assenza dell'essere. E quindi il male è ciò che Dio nemmeno può creare, capite? Anche se il Signore volesse, sarebbe una contraddizione, no? Perché Dio dà solo l'essere. Quindi il male non viene da Dio. Il male viene dal difetto delle creature, questo sì, ma prima da Dio vengono le creature incontaminate, buone in se stesse. Il male è un qualcosa di seguente, no? Che deriva dalle creature già fatte. Ecco, allora vedete, ogni bene noi lo ritroviamo in Dio. E cosa interessante che in fondo i peccatori, nel loro stesso peccato, e questa è cosa interessantissima, che in fondo loro non cercano il male, sanno di fare il male, questo sì, e se non lo sapessero non avrebbero peccato, certamente. Quindi sanno di fare il male, però il loro male non è assoluto, cioè loro cercano un bene relativo, particolare, in contrasto con il bene assoluto, vedete, con piena consapevolezza, però ciò che cercano è ancora un bene. Per quanto effimero, passeggero, relativo, ristretto, eccetera, però cercano il bene. È per quello che il peccato esercita questa terribile forza in qualche modo sulle nostre anime, perché si camuffa dall'angelo di luce, come dice San Paolo, no? Cioè ci inganna con le apparenze del bene. Noi pensiamo, in fondo sì, c'è sempre quella voce, no? La tentazione, beh, insomma, è un attimino soltanto, una piccola così, una piccola soddisfazione che uno si prende per una, invece no, vedete, c'è proprio questo contrasto tra quel bene particolare e il bene infinito di Dio. Ora, tutto ciò che c'è di buono, persino quel bene particolare, capite che il peccatore malamente cerca nel suo peccato, quel bene ovviamente non più inserito nel contesto di peccato, ma purificato, santificato, quel bene ognuno lo ritroverà in Dio, capite? Questo che è paradossale. In fondo, i peccatori, se sono veramente come sono alla ricerca del bene, dovrebbero cercare quei beni che cercano nella loro malvagità, dovrebbero invece cercarli in Dio. È curioso, d'altra parte è un fatto risaputo che i peccatori sono generalmente dei grandi ricercatori del bene, solo che sono ricercatori un po' fuorviati, capite quello che voglio dire, no? Basterebbe indirizzarli bene e uno ne farebbe dei grandi santi, capite, care sorelle? Vedete? Sul serio, guardate che i grandi peccatori hanno la stoffa di essere dei grandi santi. Lo sappiamo anche dalla scrittura, insomma, pensate a un San Paolo, no? Proprio lì Gesù ci teneva, sono ben convinto, capite? C'è uno così ostinato, così peccatore, proprio così peccatore come San Paolo, insomma, il Signore ci teneva a convertirlo, capite? Perché se ha vinto lui, insomma, e tutte le altre battaglie erano vinte, no? Vedete? Allora è molto consolante pensare che in fondo tutti i beni che noi così spesso con affanno eccetera cerchiamo su questa povera terra e noi li troviamo, no? Ebbene ogni bene lo rivedremo in Dio. E mi è piaciuto molto in un libro un pochino divertente di un certo Lewis che è un anglicano,
ma molto vicino alle posizioni cattoliche, che scrisse un libro così divertente, un po' su questo stile umoristico inglese, intitolato Le lettere di Berlicche, no? Dove Berlicche è questo demonio che scrive. Ecco. Allora gli dice: io ho una impressione, è vero, diceva questo demonio capo, dice, io ho una impressione che Dio sia un grande edonista, dice. E non è uno, capite, noi quando diciamo edonismo pensiamo a qualcosa di malvagio, invece no, vuol dire semplicemente, questa accezione è buona, vuol dire uno che in qualche modo ci prova gusto nella gioia, capite quello che voglio dire, no? Perché infatti dice il Salmo, è vero, c'è gioia perfetta alla sua destra, no? È vero che c'è un Salmo che recita così, no? Gioia perfetta o beatitudine, non mi ricordo più, perfetta alla sua destra, vedete? Alla destra c'è cioè della parte degli eletti, perché loro stanno alla destra del Signore nell'eterno giudizio, vedete? Alla sua destra, alla destra del Signore, c'è beatitudine, c'è gioia senza fine, gioia senza fine. Vedete, cosa interessantissima che Dio ci ha creati veramente per essere beati, felici, per godere. Noi siamo creati per godere, vedete? Non certo per godere nel senso banale della parola, ma per avere la pienezza della gioia. Il Salvatore lo dice continuamente nella Scrittura, no? Io vi dico questo perché abbiate in voi la mia gioia e perché la vostra gioia sia piena, no? Ecco, il Signore ci vuole proprio nella gioia. Ecco, allora, vedete, tutto quello che noi cerchiamo, dato che siamo creati per la gioia, c'è poco da fare, la nostra umanità non è fatta come se lo immaginano gli stoici, oppure i calvinisti che sono gli stoici della religione, no? Cioè, la nostra umanità non è fatta solo per l'ascesi, solo per la privazione, solo, eccetera. Capite? L'ascesi stessa è del tutto strumentale alla salvezza dell'anima. Vedete, un'ascesi fine a se stessa è sempre stata condannata dalla Chiesa, voi lo sapete bene, no? Ecco, certo, oggi lo dico a voi, cioè dal pulpito non lo direi, perché capitemi bene che oggi non c'è nessun pericolo di esagerare in ascesi, no? Avete capito? Cioè io forse lo avrei detto, non so, nel 1200, 1300, capite, quando c'erano i flagellanti, no? Così, va bene? Invece al giorno di oggi, no, non bisogna tacere su queste cose, perché oggi il pericolo è quello di fare troppo poche penitenze, no? Ecco, però a voi lo posso dire. Dire che effettivamente ci potrebbe anche essere una esagerazione, non tanto nel fare troppe penitenze, questa è una vicenda diversa, ma nel fatto di non vedere giustamente le penitenze. Cioè, penitenze hanno questo scopo di redigere corpus in servitutem, come dice San Paolo, no? Cioè assoggettare la parte inferiore dell'uomo in schiavitù della parte regale in noi, no? Cioè, Dio vuole che la nostra parte razionale regni sulla nostra umanità. Vedete come si tratta veramente di restaurare il regno di Dio dentro di noi tramite questa prevalenza, questo dominio della ragione. E questo in una creatura incline al male come siamo noi, non è possibile se non tramite la mortificazione, tramite la penitenza, anche spesso penitenza esterna, corporale e dura, vedete? E questo oggi naturalmente tamquam non esset, capite? Ecco. Però certo, vedete, mentre i calvinisti hanno questa visione tetra, no, della penitenza, insomma, più uno fa penitenze, più uno così è amareggiato, capite? Più uno proprio è, come dire, pieno di questa accidia rispetto alla vita, più è santo, capite? Invece la Santa Chiesa di Dio non è mai considerato così di santi, capite? Sono, anzi, tutti i santi sono gente di buon umore, una cosa sorprendente, capite? Basta pensare, non so, tanto per citare tre nomi, è vero, basta pensare, non so, un San Tommaso Moro, capite? Il quale veramente scherzava persino sul patibolo quando gli dovevano tagliare la testa, no? Poi c'è Don Bosco che diceva, è vero, che i ragazzi ridano pure, perché dove si ride con semplicità e con purezza, ebbene lì il demonio non ha nessun diritto di cittadinanza. Pensate a San Filippo Neri, capite? Davvero, caro, se quando sei triste bisogna fare qualche novena, è vero, in onore di San Filippo Neri, che è veramente il patrono, capite, di tutte le anime liete, no? Capite? Davvero, perché in fondo, se ci pensate bene, la tristezza regna solo all'inferno, il demonio è lo spirito triste per eccellenza, invece gli spiriti beati sono tutti nella gioia, una gioia santa, ma è una gioia, e proprio perché santa è una gioia piena, vedete, sorelle care? Ecco, allora in fondo la cittadinanza del regno dei cieli garantisce anche ogni ben di Dio, come si dice, no? E perciò è molto desiderabile quel regno che noi chiediamo nella Padre nostro, adveniat regnum tuum, che venga il tuo regno, oh Signore, regno di giustizia, regno di libertà e regno di ogni ben di Dio. Così sia.